Due settimane fa l'incontro con i politici, oggi le parti sociali, produttive, culturali, le organizzazioni sindacali, il volontariato di Pescara e provincia. Un incontro voluto dal presidente della provincia Guerino Testa. Questa legge, come è stata impostata dal governo, non piace a nessuno, ha detto Testa. Solo ieri il Consiglio per le autonomie locali, riunitosi all'Aquila, alla presenza degli esponenti delle quattro province, le posizioni restano decisamente diverse. Ma oggi ho voluto convocare tutte le parti produttive di Pescara e provincia, quindi al mondo della Confindustria, al mondo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, al mondo della cultura, del volontariato, per sapere e conoscere da loro sia cosa ne pensano della proposta che abbiamo presentato io, il sindaco, con il senatore Pastore sulla incorporare in un'unica provincia i territori di Teramo, Pescara e Chieti con Pescara capoluogo, e anche per conoscere da loro cosa ne pensano dei futuri assetti provinciali, perché ovviamente questa riforma non va a bersagliare solamente l'ente provincia, ma anche per esempio gli ordini professionali che sono su base provinciale, i sindacati che lavorano su base provinciale e tutti gli uffici decentrati dello Stato. Il Comitato per le Autonomie Locali quando si riunirà ancora? Noi ci riuniremo mercoledì 12, anche lì sentiremo le parti sociali su base regionale e poi il 21. Sono state presentate varie proposte, tutte dettate da buonsenso, dico la verità, non da campanile, però ovviamente poi la scelta dovrà essere presa, e questo vuol dire che non dovremmo creare territori serie A e territori serie B, però è giusto che una vocazione precisa la nostra regione ce l'abbia, e Pescara ovviamente, essendo il capoluogo quantomeno economico, infrastrutturale, dei traffici, dei trasporti, non può avere un ruolo di secondo piano. Presidente, per concludere, se non vi metterete d'accordo, cosa succederà? L'Abruzzo non darà una buona prova di se stesso e ci sarà il potere sostitutivo da parte del governo.